importantissimo, perché se tu non sei in grado di ricostruire le traiettorie perché i sedili sono stati tagliati, come puoi affermare che si è sparato solo da sinistra verso destra e che i bossoli che sono dall'altra parte sono stati calciati nella confusione, non potevano essere dalla parte opposta? Faccio questo come esempio e ne potrei fare milioni sulla dinamica di Via Fani, però per affermare che è molto grave l'operazione che si sta compiendo oggi di falsificazione su delle cose che avevamo date per date e per acquisite, perché la confusione non fa altro che alimentare questo alone di mistero che c'è dietro il... che ovviamente noi abbiamo delle cose che non, a mio parere, non potremo conoscere mai. Dei documenti sono scomparsi e sono scomparsi per sempre, non fosse altro perché alcune cose non si scrivono neanche, non tutto viene riportato su carta, sfortunatamente, però alcune operazioni di sicuro non venivano scritte su carta. Ora, il libro di Flamigni cerca di mettere in fila queste cose e le mette in fila per una commissione parlamentare abbastanza inesperta e che non si capisce bene che obiettivo abbia, perché le audizioni finora portate avanti sono state abbastanza approssimative. Oggi è stato audito Vladimiro Satta. Molti di voi non lo conosceranno, ma Vladimiro Satta è un omino che è un archivista del Senato che nel 2008 scrisse un librone di più di 500 pagine, I falsi misteri del caso Moro si intitolava, e mentre tutte le associazioni familiari delle vittime cercavano da anni di consultare i documenti delle commissioni strage e delle commissioni Moro senza poterlo fare, Vladimiro Satta, che lavorava all'interno del Senato, ha potuto, anche diciamo fuori dalla legge, se così si può dire, consultare, acquisire documentazione che altri non potevano consultare, facendone un proprio uso e tra l'altro usando pezzi di documenti, perché poi l'operazione Satta è sfumata in un attimo. Lo stesso Craveri, che non è uno storico diciamo di sinistra, né tantomeno si tiene le cose che pensa, ha accusato pubblicamente Satta di aver usato strumentalmente documenti, e Craveri non riusciva ad accedere ai documenti delle commissioni, della commissione strage e della commissione Moro. Oggi viene audito, oggi pomeriggio alle 2 è stato audito in commissione Moro, dopo che la scorsa settimana è stato audito un tale Marco Clementi. Questi due, Vladimiro Satta e Marco Clementi, si vantano di essere degli esperti dell'affar Moro, come lo definiscono loro, e continuano a dire che su Moro si sa tutto, che sono state solo le brigate, solo quei 4 brigatisti a sparare a Moro, che il sequestro è stato gestito in questo appartamentino di via Montalcini, che io ci vivo vicino, quindi vi garantisco che mi viene abbastanza difficile pensare come un sequestro, il sequestro dell'uomo politico più importante del nostro paese, possa essere stato gestito in questo modo approssimativo. E, e Flamini in questo libro mette al centro due cose: la verità ufficiale, cioè quella che è stata accreditata come la verità ufficiale, quindi il cosiddetto memoriale Morucci-Caledon, quello che è passato alla storia come il memoriale Morucci, ma che neanche Morucci riconosce come interamente suo, ovviamente, quindi l'operazione che c'è dietro al memoriale Morucci, come questo sia stato recepito dalla stampa, dall'opinione pubblica, dalla magistratura, come la verità ufficiale, e come invece la documentazione di cui noi siamo in possesso smentisce passo passo tutto quello che ha detto Morucci, a partire dalle perizie, alle testimonianze, ai documenti raccolti sia dalla magistratura sia dalle commissioni parlamentari. Io non voglio parlare all'infinito perché potrei farlo, quindi siccome spero che ci sia un giro tra noi, farei parlare a questo punto Benedetta per continuare questa presentazione, per poi riservarmi magari di dire qualcos'altro. Grazie.
Italia, grazie a tutti i presenti, grazie a Sergio Flamini che è venuto qui nonostante il caldo africano di questi giorni. A me è il piacere di entrare un pochino più nello specifico proprio su questo libro e le sue caratteristiche, ovviamente collegandomi al contesto generale che ha delineato molto bene Ilaria Moroni. Mi viene da cominciare con una battuta. Io rimasi molto colpita anni fa da una frase usata da Mario Milani, che è presidente dell'associazione Caduti Piazza Loggia, sopravvissuto alla strage, da molti anni con noi e molte altre persone si occupava proprio del rendere possibile l'accesso alla documentazione prodotta dalle varie amministrazioni dello Stato relativa a questi fatti, e da molti anni si batteva per chiarire che il problema non è il segreto di Stato, ma rintracciare le carte, fare sì che vengano versate negli archivi, e laddove stanno già in archivi in teoria accessibili al pubblico come l'archivio del Senato, che siano effettivamente accessibili. Beh, Milani trovò una formulazione sintetica molto efficace e disse, rispetto allo stragismo di matrice neofascista: il vero segreto di Stato è il silenzio, il fatto che certe cose non se ne parla più e vadano nel dimenticatoio. Io ho riflettuto molto su questa strage e su questa frase, la strage di Piazza Loggia e la frase di Milani, e mi è venuto da pensare che per fatti eclatanti di terrorismo rosso, come il caso Moro, potremmo cambiare la frase e dire: il vero segreto di Stato è il rumore. Questo è un tema che è stato sviluppato molto bene da Miguel Gotor, che ha prodotto due libri molto notevoli di ricerca storica sulla vicenda Moro, e libri in cui, in particolare nel Numerelle della Repubblica, ampio spazio è dedicato al ragionamento di come il discorso pubblico è stato inquinato da una sapiente e spesso calcolata diffusione capillare di versioni verosimili ma non dimostrabilmente vere di come sono andate certe cose, sia nelle indagini svolte dai carabinieri, sia nelle narrazioni dei brigatisti che sono stati protagonisti della vicenda, e poi come ci sia stata un'opera proprio di inquinamento dal punto di vista dell'informazione. Mi viene in mente un tema che io ho avuto il piacere di poter discutere anche di persona con Sergio Flamini, che nel suo archivio conserva i quotidiani dei 55 giorni del sequestro, come la gestione della stampa e la diffusione di notizie a mezzo stampa da parte degli apparati di sicurezza sia stata cruciale nella gestione dei 55 giorni. In questo libro Sergio Flamini peraltro dice che le linee guida, la strategia comunicativa è stata suggerita al governo italiano in realtà da un esperto inviato dagli Stati Uniti, Pičenik, ma poi ci tratterà lui su questo. Però mi pare che diffusione di notizie false, verosimili, pluralità di versioni di modo che si arrivi all'indecidibilità su cose veritiero, no? Così si crea la situazione da talk show. Clementi e Satta dicono una cosa, Flamini e Moroni ne dicono un'altra, e il presentatore ci manda tutti a dormire e ognuno crede quello che vuole, che è il contrario della ricostruzione documentata e della persuasione. E poi il sapiente uso dei mezzi di informazione. Una parola ancora, il fatto che sia stato il Corriere della Sera a dare e a lanciare con ampio spazio. Io ho portato un articolo che è uscito su un online del Corriere.it su questa ricostruzione in 3D dell'agguato di Via Fani, 11 giugno 2015, lo potete trovare, perché purtroppo è un caso magistrale di disinformazione. Mi ha colpito che la direttrice abbia usato la parola controinformazione, no? Pensare che nel 2015 la controinformazione si fa in un archivio di Stato con un ex parlamentare. L'Italia è veramente un paese particolare, no? Abbiamo una storia, però ha a che fare proprio con la natura del patto di omertà, il fatto che si stia dentro delle case, delle istituzioni a fare il lavoro di controinformazione.
Comunque, Corriere della Sera, che è un quotidiano con una storia illustre e attualmente, se andate a vedere i dati AudiWeb, è il secondo sito più consultato dopo Repubblica.it, per cui si parla di roba che va con un crisma, il timbrino Corriere della Sera, quindi di serietà e di attendibilità, a 1,5 milioni di persone al giorno, per cui diventa mainstream. Il titolo è Caso Moro, in 3D l'assalto, spararono solo i brigatisti. Poi, recuperati tutti i boss ed esplosi in via Mario Fani, per cui uno che legge, che comprensibilmente non lo sa, pensa, ma te, nel 2015 hanno ritrovato dei boss che mancavano nel 78, e l'articolo poi non chiarisce. Certa la direzione di provenienza dei boss da sinistra verso destra. Ora, tutti noi viviamo in questo flusso mediatico che è molto cambiato rispetto agli anni 70, tutti quanti, molti di noi probabilmente di varietà stanno anche nei social media, tutti ormai sanno il potere dei titoli. Ce l'avevano già i titoli del Corriere durante 55 giorni, figuratevi oggi che tutto è consumato molto più velocemente. Bisogna entrare nell'articolo, c'è una frase cruciale che dice: gli uomini della scientifica, chi? Quale scientifica? No? Uno già dei nuovi uomini della scientifica, boh, cioè chiunque abbia un minimo di familiarità con le indagini vorrebbe sapere quale reparto operativo in particolare, anche perché questo dà la possibilità di andare a verificare la notizia eventualmente. Invece, gli uomini della scientifica, quelli di CSI. In base all'incrocio dei diversi elementi disponibili, quali? Boh. Dicono che Leonardi ha fatto un tentativo acrobatico, un uomo a cui è arrivata una raffica di colpi sparati, insomma alcuni centinaia di colpi, per cui di questo anche stiamo parlando. Insomma, si è girato, ha fatto scudo, bla bla bla, per cui ci sono dei colpi che appaiono sparati da destra, ma invece non lo sarebbero. Interessante, primo uso del condizionale. Poi la frase chiave dell'articolo. Questo almeno secondo l'interpretazione della scientifica, non meglio specificata. Dopo però, di modo che il lettore, che non perde il tempo che perde la sottoscritta o Ilaria o i quattro gatti che si occupano di questa cosa, di modo che questa impressione sia annientata subito, la documentazione della scientifica hanno sì spazzato via tante supposizioni giornalistiche. A parte il fatto che qui si vede come vengono scritti in fretta questi articoli,